Quella è l'ancora, allora devi fare attenzione perché è una pianta infestata. Io ne ho messo un giardino, mi è diventato un albero. Allora, stai riprendendo? Sì. Poi, ma c'è qualche pianta che si può mettere d'inverno? Tutte queste che vedi sono piante che si possono mettere in C'è inverno. l'aglio? E l'aglio si può seminare in inverno. Lo mettiamo? E lo facciamo il prossimo anno, a gennaio mettiamo ancora, stiamo facendo riposare questo terreno a forza vivo. Ah. È per questo che lo faccio riposare. Gennaio? A gennaio seminiamo anche i pomodori, mettiamo delle piante di insalata vicino ai pomodori, cipolle. Inferno. Abbiamo una piccola serra lì, bisogna lavarla e pulirla. Quali sono? Vieni a vedere. Ah, ho capito. Seme di quelle semenzali di sale. Però poi dici che si spuntano troppo presto, poi bisogna metterli ad aprile in pomodoro. A marzo si inizia a seminare. Sì? Togliamo un po' di questa roba. E questi quando li raccogli? Aspettiamo che si coprano tutti. Che te lo tengo io? Sì, ma devi fare attenzione. Vai tranquillo. Devi prendere tutto, non schiacciarlo, devi fare attenzione che non cadi. Aspetta. Mettiamo un po' così. Guido, ti chiedo scusa se non sto lavorando, perché devo prima aggiustare a fare per le riprese. Come sapevi che veniva anch'io? Come sapevo? Come facevo a saperlo? Il grande fratello sa tutto. Togli un po' e poi vado a prendere la roba, metto le piantine, siediti pure in casa. Metto la piantina, io guido. Io è solo per attirare le occhi.
tu Guido, pensa a pulire qua. E se c'è qualcosa da togliere... Ciao! Ciao! Cos'è? Concime per il fiore. Ah! Per una zappa. Dove lo metti? Bisogna metterlo solo da me. Cosa sono quelle piante lì? Sono... quelli lì sono cardi. Cardi? Sì. Sono buoni con la bagna cauda. Quella che semini non lo so che pianta. È una pianta che germoglia a Pasqua con i fiori. È una pianta grassa che vive tutto l'anno. Ah, una spiricuta. Come una spiricuta? No, non si chiama così? Non lo so. No, non lo so neanche io. Ma sto lavorando bene, Guido. Mizzega! Guarda qua, sono tutte due. Dopo trovi il petrolio. Eh sì, come in Iran. L'ho aggiustato io prima. Ah. Siamo amici, io e te, Guido. Eh? Sì? Sì, guarda un po' di vita. Olè. Ma non è bagnato per terra, no? No, bagniamo. Diamo un goccio. Non è leggermente bagnato. Guarda che bella questa lata là. Sì. A te piace l'insalata? Aiutami, Guido. È da tempo che volevo mettere questi fiori, avevo aspettato te. Grazie. Così, questa viene tutto l'anno. Dividi un po', Guido. Metti anche te un po' uno. Ma devo fare il buco. Sì. Prendi soltanto dei concime. Dei concime con questa. Aspetta, prima faccio il buco, una la metti qui. Sì, ma prendiamo del concime prima. Sì. Ora facciamo qui e bagniamo. Ecco, poi dammi lo metto qui. No, te lo do. Così faccio un viaggio solo. Intanto si espande, si può espandere. Te lo metto io il concime, Guido. Bravo, bravo Giovanni. Come lavoro a fare il caso? Eh? Come lavoro? Bravo, bravo. Ci metto passione? Sì. Sono molto bravo. Che te ci dovresti mettere passione come metto io, se ti piace. Ma io metto passione in altre cose, magari per la figa. No, per la figa no.
questa la tagli o resta? No, stiamo scherzando, ragazzi. Scherza, scherziamo. Si scherza, okay. Amici della postale. È bello fare battute. Sì. E Guido, soltanto che bisogna coprire... Non so se l'ho messa bene questa piattina. No, devi prima coprire... Aspetta, devi prima coprire chitarra e concime. Sì, l'ho coperto. Prima ho usato sopra. Mettiamo anche un altro qua. Vai. Bisogna parlare delle piante, Guido. Bisogna parlarvi? Sì. Ciao, come stai? È da tanto che non ci si vede. Veramente, parlare con le piante aiuta. Scherzi, Guido, le piante ti parlano tramite gli odori. Tramite gli odori? Sì, emettono degli odori per ringraziare. Ah, e tu li senti? Sì. Ma veramente, Guido, non sto scherzando. Io ti ascolto. Mettono dei affari chimici per ringraziare chi è che... Veramente. Ho capito. Qui. Questa è meglio fare, questo è questo, vuoi portare. Non riesco a mettere tanto bene in profondità questo. Mettici un po' di terra, vedrai che prende. E bisogna bagnarlo. Speriamo che qua vengano anche nuovi lamponi. Speriamo che rinascano. Beh, dovrebbero durare tutto l'anno. Sì, ma che rinascono le piante, i lamponi. Sai che fruttano tanto come ettari di lamponi? Chi ce l'ha il chilo biologico è tanto. Ma se troviamo dei semi di lampone, la seminiamo. Sì, l'unica cosa che sono... infestanti. Sono come le more. Le potremmo mettere... in questa filetta qua e qui, che l'avevo tolta per sbaglio. E se... vado a prendere una bottiglia e vado a riempire. Ah, ok. Stiamo lavorando bene, Guido? Mi sembra di sì. Ci riposiamo? Sì. Ciao Maria. Come hai carattere, Guido? Carattere forte? Produttivo. Ma forte? È un carattere forte. No, veramente è un carattere forte. Guarda, a volte.
Ragazzi, ci fermiamo 2 secondi.